Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6, incontro interlocutorio ieri fra Regione e sindacati sulle problematiche del trasporto pubblico locale. Restano le distanze tra le parti, così come resta al momento confermato lo sciopero di 4 ore indetto per il prossimo 15 di settembre. Il servizio di Paolo Renzetti. Confermato almeno per il momento lo sciopero dei trasporti in Abruzzo per il 15 settembre. Rolandi, ieri avete avuto un incontro con la Regione per parlare delle problematiche del trasporto pubblico locale. Restano però le distanze con i sindacati. Sì, assolutamente. Infatti lo sciopero resta confermato, uno sciopero tra l'altro proclamato unitamente alla CGIL regionale, perché noi stiamo contestando questo processo di riforma messo in atto dalla Regione Abruzzo e noi contestiamo intanto il fatto che questa Regione sia l'unica forse in Italia a non aver legiferato sui servizi minimi essenziali e che ha permesso tra l'altro alla magistratura contabile di emettere anche delle sentenze che hanno puntato appunto l'indice contro la Regione per non aver legiferato. Ma noi contestiamo anche altre cose. Noi contestiamo ad esempio l'idea della Regione di decontribuire, quindi di togliere la contribuzione su alcuni servizi interregionali essenziali che garantiscono i collegamenti a migliaia di pendolari che sistematicamente, quotidianamente si spostano dai comuni dell'Aquila, ma anche dal comune di Teramo, verso la capitale. Stiamo parlando di tantissimi pendolari che peraltro non hanno un sistema alternativo di mobilità collettiva. Quindi togliere la contribuzione significa esporre i cittadini di queste due province all'aumento delle tariffe, ma anche alla diminuzione dei servizi. Noi chiediamo che la Regione torni indietro sui propri passi, perché noi ad esempio siamo favorevoli al che la Regione affidi i servizi in-house alla Società Regionale di Trasporti, operazione che va fatta entro il 30 settembre. Non riusciamo a capire però il motivo concreto per il quale, insieme all'affidamento in-house, si debba procedere anche ad una cessione di ramo d'azienda, quindi a trasferire tutti i servizi a lunga percorrenza, che sono servizi che producono degli introiti notevoli per la Società Regionale di Trasporto. Stiamo parlando di circa 8 milioni di euro di incassi che derivano soltanto dalla vendita dei titoli di viaggio. Quindi non capiamo perché questi servizi, che sono i più redditizi di TUA, debbano essere trasferiti in un'altra società, che è sempre di proprietà della Regione, pur sapendo che la legge consente benissimo di poter fare la stessa identica operazione, quindi arrivare allo stesso identico risultato, essenzialmente facendo una separazione contabile delle attività di trasporto pubblico locale da tutto il resto. E ad Ortona torna lo scontro sulla sanità e sul futuro dell'ospedale cittadino. Il nodo riguarda il pronto soccorso che secondo Forza Italia è stato declassato a punto di primo intervento. Gli azzurri chiedono che la Regione torni sui suoi passi, lasciando il pronto soccorso anche all'interno di una struttura semplice, non complessa come quella odierna. Vediamo. Forza Italia dice no al declassamento del pronto soccorso dell'ospedale di Ortona. L'intento della regione di trasformarlo in un punto di pronto intervento non convince gli azzurri, che si schierano nettamente contro la decisione contenuta nel piano di riorganizzazione della rete sanitaria regionale. I 16.000 accessi al pronto soccorso ortonese non possono essere sopportati dagli altri ospedali, dicono i forzisti, che ricordano come Ortona abbia anche la particolarità di un porto di rilevanza nazionale, oltre ad un territorio vastissimo da servire. Un punto di pronto intervento è qualcosa di completamente diverso da un pronto soccorso. Punto di pronto intervento non può ricoverare. E allora noi non solo siamo contro questa trasformazione dannosa e peggiorativa per gli interessi del territorio, ma siamo anche propositivi. Noi vogliamo che un pronto soccorso rimanga e che il pronto soccorso, che attualmente è inglobato in una struttura complessa e autonoma, possa anche diventare un pronto soccorso inglobato in una struttura semplice, collegata all'ospedale di Chieti. Il deputato Fabrizio Di Stefano sottolinea come tutta Forza Italia, a partire dal livello comunale, sia pronta a dare battaglia per contrastare il piano della Giunta d'Alfonso. Siamo qui a denunciare un depauperamento continuo del territorio, soprattutto per quanto riguarda la sanità, l'offerta sanitaria da parte di questo governo regionale.
lo facciamo con il nostro capogruppo in Consiglio Comunale, lo facciamo con il nostro Presidente della Commissione di Vigilanza, lo facciamo con un partito che è intenzionato a dare battaglia su queste tematiche, perché tutto si può fare tranne che depauperare il servizio sanitario sul territorio. Il presidente della Commissione di Vigilanza della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, parla di una scelta incomprensibile da parte dell'assessore Paolucci. Credo che su Ortone si stia consumando quel che noi abbiamo detto e denunciato da tempo, quella macelleria sociale che coinvolge principalmente un intero territorio di Ortone e dell'Ortonese. 17.000 ricoveri all'anno in un pronto soccorso che non sappiamo dove andranno a finire, indubbiamente andranno a gravare su Chieti che è già al limite della sopportazione, andranno a gravare una piccolissima parte sull'Angiano che ha già grandissimi problemi. Io francamente non capisco queste scelte. E ora ci spostiamo all'Aquila, la ricostruzione pubblica va malissimo e ci sono oltre 600 milioni di euro bloccati. Serve uno snellimento delle procedure, altrimenti la stagnazione diventerà ancora più grave. L'ANCE continua la sua battaglia contro la burocrazia. Daniela Rosone. Una stagnazione della ricostruzione certificata dai dati. Per il presidente dell'ANCE, Ettore Barattelli, è sempre la burocrazia a frenare i processi, anche se si intravedono segnali positivi dagli ultimi tavoli. L'ANCE stessa aveva protestato tempo fa con uno striscione issato fuori la loro sede. Ci sono stati dei segnali d'apertura ai tavoli, anche l'ultimo recentemente convocato proprio questo lunedì. Siamo fiduciosi che le cose possano ritornare alla normalità. Certo è che la situazione è ancora preoccupante, c'è una stagnazione della ricostruzione certificata dai dati che poi sono accessibili a tutti. La situazione per la ricostruzione pubblica è ancora disastrosa. Ci sono 600 milioni di euro bloccati nei cassetti, mentre va bene la ricostruzione privata. La ricostruzione pubblica, parliamo di numeri spaventosi, si tratta di oltre 600 milioni di euro che giacciono nelle casse dei vari enti, 150 milioni solo in quelle del Comune dell'Aquila. Purtroppo non si riesce ad uscire dalle sacche di questo nuovo codice dei contratti, dalla mancanza di personale e dalle procedure farraginose. Questo non può essere, perché abbiamo ormai capito tutti che se non si ricostruisce di pari passo anche il pubblico, gli uffici, le scuole, soprattutto il centro storico, sarà una grande preoccupazione tornare ad abitarci e rendere funzionale la città. Con la firma dell'ordinanza da parte del sindaco Brucchi, lunedì 11 settembre riapriranno tutte le scuole di Teramo, ad eccezione delle elementari Fornaci Cona. Non mancano però le polemiche da parte dei genitori sulla mancanza di chiarezza degli indici di vulnerabilità degli stabili. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, firma l'ordinanza di riapertura delle scuole e lunedì 11 settembre in città si torna in classe regolarmente. Gli alunni teramani rientreranno nelle proprie scuole, ad eccezione di quelli dell'elementare Fornaci Cona, dislocati al Forti, e quelli dell'Istituto Superiore Marino, che torneranno in aula tra una settimana. Le polemiche però non mancano. L'opposizione attacca sui fondi non utilizzati negli anni passati dal sindaco per mettere in sicurezza le scuole, mentre alcuni genitori protestano sulla mancanza di chiarezza degli indici di vulnerabilità degli stabili scolastici. Il punto della situazione è che le scuole riapriranno tutte, le scuole di Teramo, e diciamo tutte più o meno nel proprio stabile, tranne la Fornaci Cona, che ha avuto una sistemazione all'interno del Forti, perché le ultime prove che sono state effettuate in Lecitre hanno migliorato gli indici di alcune scuole che erano più preoccupanti. Però è vero che ripartiamo con un po' di timore, anche se l'amministrazione, il sindaco ha fatto tutto quello che c'era da fare, i tecnici che sono stati chiamati, che hanno effettuato le prove, hanno fatto proprio questo, hanno cercato di spiegare tutta l'attività che è stata messa in atto, però ricordando che questa valutazione ha permesso di monitorare la situazione delle scuole. Il futuro? Il futuro io credo che sia questo: noi ci dovremmo concentrare sulla serenità del momento, nel senso rientrare con serenità, ma non abbassare mai la guardia, e anzi piuttosto concentrarci su tutti, amministrazione comunale, dirigenti, genitori, su quello che è invece il futuro e sulla messa in atto di tutte quelle programmazioni che le amministrazioni hanno fatto, provinciali e comunali,
Questo potrà accadere solo se saranno rispettati le promesse dei fondi. Inoltre l'amministrazione comunale di Teramo rende noto che entro un anno saranno realizzati 1.500 nuovi posti alunno sui 4.325 delle scuole comunali. Un messaggio ai ragazzi che rientrano. Allora, un messaggio ai ragazzi è che noi gli auguriamo un buon anno scolastico in serenità e questo messaggio lo vogliamo dare anche ai genitori, che io comunque comprendo. E, mi raccomando, collaborate anche con i docenti e i dirigenti, perché noi li abbiamo addestrati, allenati anche per delle prove di evacuazione sicure. Ci vogliamo sicuramente proiettare verso un anno più ottimista e insomma senza problemi. E ora a Pescara torniamo a parlare del progetto di riqualificazione delle aree di risulta, un progetto che ha ricevuto già critiche nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle e dal centrodestra, e ora a queste critiche si aggiungono anche quelle di Pescara Mi Piace, del gruppo di Pescara Mi Piace di Fratelli d'Italia. Vediamo. Critiche dell'associazione Pescara Mi Piace al progetto di riqualificazione delle aree di risulta. Fiorilli, perché queste critiche e soprattutto vogliamo spiegare quale sarebbe anche la vostra proposta in merito? Sì, innanzitutto parliamo di un progetto che determinerà il futuro per i prossimi anni della nostra città, un progetto troppo importante per essere redatto nelle segrete stanze del Comune senza coinvolgere la partecipazione dei cittadini, la partecipazione della società civile. Noi riteniamo che questo progetto innanzitutto non sia conforme al piano regolatore vigente, quindi per prima cosa debba essere portata una variante al piano regolatore. Susseguentemente andrà fatta una VAS, cioè una valutazione di ambientale strategica, perché un progetto del genere sicuramente avrà un impatto fondamentale sulla città e anche questo è un momento di confronto importantissimo per il futuro cittadino. In secondo luogo, con l'introduzione di un centro commerciale, ancor più penalizzare il centro commerciale naturale, che invece era il fiore all'occhiello dell'amministrazione di centrodestra, che ha cercato di far sviluppare negli scorsi anni. L'introduzione di un bosco, così come denominato, significa soltanto ulteriori oneri di gestione senza dare un verde fruibile ai cittadini. Pescara Mi Piace, anche Fratelli d'Italia, ha presentato un esposto al comitato Via, perché è un progetto che non ha le gambe per camminare. Passiamo da circa 2.500-2.800 posti disponibili sull'area di risulta come parcheggio, il progetto lo riduce a 1.900-1.800, penalizzando fortemente il centro commerciale naturale che è in itinere, quindi è un progetto dove manca la trasparenza e speriamo che il comitato respinga tutto il faldone al comune di Pescara. Torniamo ora a Teramo. Ha deturpato per anni il cuore del quartiere Cona, ma oggi sta per essere delocalizzata. Si tratta di una vecchia centrale Enel che sarà presto smantellata grazie ai fondi del Masterplan. Dopo anni di proteste da parte dei residenti per quella vecchia centrale Enel che deturpa il cuore del quartiere Cona di Teramo, forse si è arrivati ad un progetto di delocalizzazione. La Giunta regionale ha infatti recentemente approvato la rimodulazione dei fondi Masterplan, prevedendo un finanziamento di 2,5 milioni di euro per eliminare quell'impianto obsoleto. Soggetto attuatore del progetto è il Comune di Teramo. Il coordinamento è invece affidato alla provincia e proprio in via Milli si è svolto un primo incontro programmatico con i rappresentanti di Enel. Provincia e Comune cosa chiedono oggi all'Enel? Chiedono di muoversi definitivamente a questo punto per la centrale Enel della Cona. Sappiamo purtroppo è un problema da molti anni lì evidenziato dal quartiere, è un aspetto ambientale vincolante, non direi pericoloso perché non tocca a me dirlo, comunque sicuramente è un qualcosa che non dovrebbe stare lì. Comune e provincia, grazie soprattutto alla rimodulazione dei fondi del Masterplan, chiederanno all'Enel delle date, una tempistica per far sì che il prima possibile questa centrale venga delocalizzata. Secondo lei cosa risponderà l'Enel? L'Enel io penso che sia molto, molto operativa in queste cose. Se c'è appunto la disponibilità di questi 2,5 milioni di euro, penso che anche l'Enel possa fare la propria parte. Ma lei pensa che
che i 2,5 milioni di euro saranno sufficienti? Adesso non tocca a me dirlo, ci sono dei tecnici che stanno analizzando la problematica sotto l'aspetto economico soprattutto. Io spero di sì, eventualmente l'Enel potrebbe fare anche la sua parte. L'incontro di oggi è appunto questo, il comitato chiede delle risposte, una tempistica certa, la provincia si sta impegnando in questa direzione per far sì che insomma, la tempistica sia la più breve possibile. Presentati questa mattina dalla Giunta Alessandrini i lavori che riguarderanno la zona della Pineta Nord a Pescara. La partenza di questi lavori è fissata per il mese di ottobre. Partiranno ad ottobre i lavori di riqualificazione della Pineta Nord di Pescara. Sindaco Alessandrini, un'area importante a ridosso del comune di Montesilvano che prima era gestita dalla Forestale. La Forestale l'ha trasferita alla Regione, la Regione l'ha trasferita al Comune. Noi ci impegniamo con un progetto di riqualificazione di questo tratto di 280 metri di lunghezza, un tratto che io penso sia molto identitario perché la Pescara del 1927, quando cioè è nata la nostra città, aveva queste stupende pinete che degradavano fino al mare. Poi l'opera dell'uomo ha cancellato molte di queste tracce e vestigia talmente identitarie da ispirare il vate d'annunzio nella pioggia del Pineto, che questo è il Pineto della pioggia d'annunziana memoria. Adesso ci sono questi 280 metri, faremo degli interventi, ci sarà un percorso ciclopedonale, ci saranno stalli per le biciclette, ce ne prenderemo cura. Poi ovviamente una volta conclusi i lavori sarà necessario che non solo attiva e quindi il sistema della pulizia se ne occupi, ma anche naturalmente la cittadinanza dovrà farlo proprio. Fa davvero specie impressione vedere tutte queste carte che vengono buttate come se nulla fosse in un luogo così bello, e quindi vogliamo recuperarlo e vogliamo anche sensibilizzare i fruitori, la cittadinanza sulla necessità appunto di prendersene cura. Una delle vie più belle e suggestive dell'Aquila completamente dimenticata. Parliamo di Costa Masciarelli, rimasta esattamente come 8 anni fa, erbacce e degrado ovunque. Costa Masciarelli, uno degli angoli più suggestivi dell'Aquila, una zona sicuramente difficile da recuperare, è difficile intervenire qui, ma tutto sembra nello stato di più totale abbandono e sono passati 8 anni dal sisma. Erbacce e degrado ovunque, soprattutto in alcune viuzze interne di Costa Masciarelli, uno degli angoli più suggestivi della città, sembra che si sia rimasti al 6 aprile di ormai 8 anni fa. Bottiglie di vetro e erba che ha invaso i portoni delle case ormai. Spesso le abitazioni, tutte ovviamente disabitate, sono preda di vandali e ladri, tant'è che molti proprietari hanno messo dei lucchetti di fortuna, ma non bastano. Era uno degli scorci più significativi della città, ma nella prima parte della via non si vede neanche un cantiere ad oggi. Tutto è rimasto fermo, com'era e dov'era. L'acqua esce ancora dalla piccola fontanella, ma per il resto tutto tace. Difficile, è vero, intervenire in quella zona, ma coloro che vi abitano chiedono maggiore attenzione. In alcune case c'è ancora il bidoncino della differenziata, ma nulla, tutto fermo e tutto disabitato. La speranza è che anche qui partano subito cantieri, almeno così reclamano gli abitanti. Non si può lasciare nel dimenticatoio una delle vie più belle della città dell'Aquila. La ASL di Pescara a Pianella ha tenuto un incontro informativo per spiegare la nuova normativa sulle vaccinazioni obbligatorie per iscrivere i propri figli a scuola. Il servizio della redazione di Vestina News. Dottoressa Grancrelli qui a Pianella ha tenuto un importante incontro con i genitori degli alunni per parlare di un problema che oggi è di grande attualità come quello dei vaccini. Quali sono le norme e quali sono i consigli da dare a questi genitori? Il problema è stato quello dell'applicazione di questa obbligatorietà della vaccinazione di alcuni vaccini per l'iscrizione a scuola. Abbiamo chiarito come obbligatorietà significa un impegno per alcuni tipi di vaccino, che sono 9 vaccini in tutto, che sono quelli che sono contenuti nella vaccinazione che facciamo sempre ai bambini piccoli, l'esavalente, più il morbillo, rosolia e parotite. Solo per i nati 2017 c'è l'obbligatorietà per la varicella.
visto gli imminenti scadenze, no? Il 10 settembre per quanto riguarda i nidi e le scuole materne, il 30 di ottobre per tutte le altre scuole, quindi con email a vaccini.scuola il genitore ci richiede il certificato o il completamento dei vaccini e noi siamo impegnati a rispondere personalmente al genitore e a dare a lui tutto quello di cui ha bisogno. Quasi 10.000 persone hanno assistito questa mattina alla sfilata dei carri delle contrade di Lanciano per il dono in onore della Madonna del Ponte. Servizio. Sono stati i bambini i veri protagonisti del dono alla Madonna del Ponte, la festa più legata alla tradizione del settembre lancianese. L'8 settembre la Chiesa celebra la nascita di Maria ed è proprio a Maria Bambina che è dedicata la cattedrale di Lanciano assieme alla diocesi Lanciano-Ortona. L'8 settembre è anche l'appuntamento con le feste più partecipato dai contradaioli che sfilano nel corso principale della città portando donativi e primizie della terra alla Santa Patrona in segno di ringraziamento. Due ali di folla hanno abbracciato la sfilata assiepando entrambi i marciapiedi di Corso Trento e Trieste. I carri allegorici con la riproduzione di scene di vita contadina mostravano la vita di un tempo nei campi con trattori, animali da tiro e prodotti della terra frentana, nelle aie con animali domestici e da cortile, nelle case con la preparazione dei pasti tipici dalla polenta alle pizzelle. E poi balli, quadriglie, canti popolari e inni alla Madonna accompagnati dal suono di fisarmoniche, dubbotte e tamburelli. E non è mancato un riferimento all'attualità. Nel 2015 venne omaggiata la lotta contro la deriva petrolifera con il carro Nombrina Salviamo l'Adriatico. Due anni dopo, il cuore di Lanciano è dedicato alla montagna ferita del Morrone, bruciato dagli incendi dolosi di agosto. Al termine della sfilata, la Santa Messa in cattedrale, officiata dall'arcivescovo Emidio Cipollone, assieme a tanti parroci della diocesi in festa. Il dono, ha detto l'arcivescovo, è il legame che lega i figli alla mamma, che nasce dalla tradizione e diventa espressione del presente, che è vivo e bello. In effetti questa mattina sarà per il bel tempo, sarà perché è venerdì, la gente era davvero molta lungo la strada, lungo il corso, ad aspettare che arrivassero i doni e a rendere onore a Maria. È il legame che lega i figli alla mamma. Nasce dalla tradizione, ma l'esperienza di questi anni mi dice che non rimane confinata nella tradizione antica, ma diventa espressione di un presente che è bello, che è vivo, proprio perché è fondato sui legami familiari. Maria, madre di Cristo, è madre della Chiesa, madre di tutti i credenti. Ci accoglie tutti sotto il suo manto, ciascuno di noi con la sua storia, ciascuno di noi con la sua missione e ci accompagna sulla strada che è umanamente della felicità e cristianamente della santità. Ed ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo vedendo il risultato dell'anticipo di questa terza giornata del campionato di Serie B, anticipo che si è chiuso poco prima delle 22:30, 3-3 è finita l'Adriatico Cornacchia tra Pescara e Frosinone in una gara ricca di emozioni con il Pescara avanti 3-0 alla fine del primo tempo, ma che è stato rimontato nel corso della ripresa. Vediamo anche la classifica che vede al momento in testa proprio il Frosinone di Longo, ma non più a punteggio pieno, con 7 punti. Domani scenderanno in campo le altre squadre, dopodomani lo farà il Parma, domani giocheranno Perugia e Carpi, che se resteranno a punteggio pieno potranno prendere la vetta della classifica. Pescara che sale a quota 4 punti con Palermo ed Empoli, che peraltro domani avranno lo scontro diretto al Barbera. Ma andiamo a vedere i riflessi filmati, gli highlights di questo scoppiettante Pescara-Frosinone. Tanto rammarico per il Pescara per aver sciupato 3 gol di vantaggio, ma il Frosinone ha giocato una grande partita, 3 gol, 4 pali, anche recriminazioni arbitrali. Nel Pescara Crescenzi vince il ballottaggio su Zampano, Koulibaly è confermato in mediana, in attacco si rivede Del Sole con Pettinari e Benalì. Nel Frosinone invece manca Dionisi, manca
attacca Crivello, c'è Beghetto al posto di Crivello, coppia d'attacco Ciano Ciofani. Pescara che parte fortissimo e dopo pochi minuti va in vantaggio. L'azione costruita da Brugman e Benalì, la rifinitura è di Del Sole, il gol facile facile di Stefano Pettinari, una serata mostro per lui, un'altra tripletta dopo quella segnata al Foggia, questo gol davvero facile ma frutto di una bellissima azione corale del Pescara. Frosinone però c'è, reagisce subito, gran sventola di Ciano deviata sul palo da Pigliacelli, ancora Frosinone con Ciofani che controlla e scarica con il destro, Pigliacelli dice di no smanacciando, poi Crescenzi si salva in angolo, Ciano ci riprova, stavolta da piazzato tutto bene ma benissimo anche Pigliacelli che vola, sfiora e devia sul palo, è il secondo palo di giornata, questo è il terzo, azione d'angolo, schiaccia Ariaudo, Mazzotta con la spalla salva con l'aiuto della traversa, grosso rammarico per il Frosinone, il Pescara invece gioca ed è anche molto più cinico, l'assist di Del Sole, il gol molto bello di Stefano Pettinari ed è il gol questo numero 5 in campionato, ringrazia Del Sole, Pettinari fa bene a farlo, Del Sole che peraltro parte da una posizione di fuorigioco al momento dell'assist di Koulibaly, Del Sole poi fa tutto bene, controlla, serie di finte, arriva il rimorchio di Pettinari, Del Sole lo serve ed è il gol del 2-0. Poi questo è il gol del 3-0, ancora Pettinari, benissimo il cross di Mazzotta, vince un rimpallo Pettinari e scarica in girata da corta distanza, nulla da fare per Bardi. Le immagini della ripresa con Sacchi che riordina il ripristino delle ostilità, sembra finita ma il Frosinone continua ad attaccare a testa bassa, quarto legno di serata, San Marco tira, smanaccia Pigliacelli, traversa e poi Ciano con il destro che non è il suo piede sull'esterno della rete e dai il Frosinone inizia la rimonta, Ciano punizione capolavoro, stavolta nulla da fare per Pigliacelli ed è il gol del 3-1 per l'ex crotonese che sarà un altro dei protagonisti della serata, non solo due pali ma anche due gol, ecco il secondo su assist di Gori, Ciano scarica con il sinistro sotto la traversa sull'uscita di Pigliacelli, Pescara continua a fare acqua in difesa, Ciano questa volta fa l'assist ed è un gol meraviglioso, quello di Daniel Ciofani, dunque per Ciano due pali, due gol e un assist, per Ciofani un euro gol, nulla da fare per Pigliacelli ed è pareggio 3-3, la gara poi si mantiene viva, il Frosinone continua ad attaccare, il Pescara avrà anch'esso delle opportunità, recriminerà per un mancato calcio di rigore, per un fallo su Baez, ne è entrato in area di rigore ma il Frosinone recrimina per questo gol ingiustamente annullato a Ciofani, era in posizione regolare sull'assist di San Marco, scavetto e gol ma tutto magnificato da una errata posizione di fuorigioco segnalata dalla terna arbitrale, finisce dunque 3-3 tra Pescara e Frosinone. Ed ora scendiamo in Serie C e vediamo il programma delle partite della terza giornata, anche se per quanto riguarda il Teramo è di fatto la seconda partita di campionato, visto che la squadra di Asta ha già osservato la scorsa settimana il turno di riposo. Domenica alle 18.30 Fano-Pordenone, Mestre-Gubbio, Reggiana-Modena, San Benedettese-Feralpisalò, Sant'Arcangelo-Bassano, Sud-Tirol-Fermana e Vicenza-Teramo. Poi alle 20.30 Ravenna Triestina e Renate Albino Leffe, riposa il Padova. Nel pomeriggio si è tenuta dunque la penultima seduta settimanale per il Teramo in vista della trasferta di Vicenza, domani mattina alle ore 9 la seduta di rifinitura. Difficile il recupero del centrocampista Stefano Amadio che dopo aver saltato la gara col Mestre quasi certamente non sarà convocato neanche per il match del Menti. Da valutare le condizioni dell'attaccante Barbuti, chi in attacco ci sarà sicuramente. E invece Tulli che in settimana è stato ospite nei nostri studi nel corso della trasmissione Pro Teramo. Ascoltiamo un estratto della sua partecipazione. Com'è stata questa doppia settimana? Diciamo che è stato un po' inusuale perché comunque il campionato è iniziato da poco e per noi star fermi non è stata una cosa proprio positiva, però che dobbiamo fare? Ormai sappiamo che negli ultimi anni la Lega Pro siamo abituati a tutto, tra orari sballati, partita alle 11 del mattino, due anni fa mi ricordo. Quindi dobbiamo adattarci e prendere tutto come viene perché non possiamo fare altro.
Obiettivi adesso è difficile dirli, perché comunque siamo all'inizio e ancora tra virgolette ci conosciamo poco, perché il mercato si è chiuso il 31 agosto, quindi probabilmente si conoscono poco anche le avversarie. Ecco, si conoscono, sì, un po' tutto quanto, però l'obiettivo è quello di fare bene ogni allenamento e pensare di partita in partita, soprattutto dopo la scorsa stagione, parlando con i più vecchi, cioè quelli che sono rimasti, bisogna dimenticare la scorsa stagione, perché comunque vieni da una stagione difficile, bisogna resettare tutto, questo è un anno nuovo e basta, dobbiamo pensare di partita in partita. Che ambiente troverà il Teramo? Sicuramente un bel ambientino, perché comunque Vicenza è una bella piazza, una bella società, una bella squadra, e quindi non sarà facile sicuramente, però come ha detto Antonio, il mio compagno, andremo là a fare la partita, perché se partiamo già sconfitti non ci andiamo nemmeno. Certo. Invece il calcio per fortuna è rotondo e a volte non si sa mai, quindi troveremo sicuramente un ambiente caldo, lo sappiamo, ma andiamo là senza pensare a niente e fare la nostra partita. Sei arrivato a ridosso del ritiro, lo hai fatto tutto, ma ci sei entrato di un pelo, sia tu che Ciro Foggia. Com'è nata? Ma è nata che il mio, diciamo, procuratore, ma non è un procuratore, il mio amico ha avuto questa chiamata da Repetto e niente, ci siamo messi a tavolo, abbiamo fatto tutto in un'ora. È tutto con l'edizione della notte del TG6, il nostro notiziario torna domani alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.